Cortana, devo solo sapere se li abbiamo persi. La risposta la conosciamo entrambi, no? Abbiamo fatto un salto nel buio. Come sono? Arrivati qui per primi. Le navi dei Covenant sono più veloci. Ci hanno seguito da Reach perché alla velocità della luce le mie manovre erano limitate. Viaggiavamo a emissioni zero, no? Solo prima di rallentare. Poi chiunque avrebbe notato la nostra scia nel subspazio. Ci aspettavano dall'altra parte del pianeta. Allora, qual è la situazione? I nostri caccia stanno terminando l'ultima ricognizione, niente di serio. Ma ho individuato segni di avvicinamento di diversi gruppi da battaglia classe CCS. 3 grandi navi per ogni gruppo. E tra circa 90 secondi li avremo addosso. Allora ci siamo. Riporta la nave al livello di allarme Alfa. Tutti al posto di combattimento. Tutti, signore. Tutti. Cortana. Accogliamo i nostri vecchi amici come si deve. Ho già cominciato. Attenzione a tutto il personale combattente. Tutti al posto di combattimento. Quinto plotone, chiudere rampe su ponte 11. 14° plotone e 22° tattico alla paratia Charlie 14. Avete sentito la signora? Datemi da fare! Non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione. Ancora una volta, dobbiamo finire il lavoro iniziato dai piloti. Stiamo abbandonando la nave per affrontare i Covenant a terra. Quando incontreremo i nemici, li faremo a polpette! Giusto, Marines? Signore, sì, signore! Certo che ho ragione. Muoversi a passo di corsa! Attenzione a tutto il personale. Torniamo all'attacco. Contatto esterno e interno imminente. A tutte le reclute che volevano vedere gli alleati da vicino, oggi è il vostro giorno fortunato! Wow! Bene, scongeliamolo. Ok. Sistemi di basso livello attivati. Apertura involucro fra 30 secondi. È caldo. Rimozione perni. 5 secondi. Tutti i sistemi sono sul verde. Ciclo completo. Scusi lo scongelamento rapido, capo. Qui siamo tutti un po' di fretta. Il disorientamento passerà presto. Bentornato, signore. Ora la prepariamo al combattimento. Si guardi intorno, per favore. Serve una calibrazione per la diagnosi della sua corazza. Bene, grazie, signore. Monitor dello stato di salute attivi, signore. Segni vitali normali. Nessuna bruciatura da freddo. Ok, ora può uscire dal tubo criogeno. Le ho dato una doppia dose di stimolante. Giri intorno al tubo criogeno e mi raggiunga per la diagnosi ottica quando è pronto. Si metta sul quadrato rosso. So che di solito i tecnici controllano anche i sensori per la mira, ma abbiamo poco tempo, capo. Guardi le luci lampeggianti e prenda la mira. Appena le aggancia, cambieranno colore. Ok, sembra a posto. Signore, sto rilevando errori di calibrazione. Provo a invertire la sequenza dei suoi rilevatori di mira. Mi dica se va meglio in questo modo, signore. Provo a prendere la mira. Va meglio così o come prima? Ok, provi ancora a guardare in su e in giù. Vuole che lasci tutto così o inverto di nuovo? Ok, lascerò la sequenza normale, ma se vuole potrà comunque invertirla da solo.
Pronti per il test scudo energetico. Mi segua alla postazione del test dello scudo. Gruppi di fuoco, occupare posizioni difensive da Alfa Sierra. Rilevati mezzi d'abordaggio nemici in avvicinamento. Pronti a respingere gli intrusi. Ok, attivate i suoi scudi energetici. Bene, carica degli scudi completa. Ok, signore, ora li abbassi che testiamo la ricarica automatica. Ricarica normale. L'indicatore segna verde. Ponte a Creo 2, qui è il capitano Keyes. Mandate subito il capo al ponte di comando. Capitano, così salteremo il controllo delle armi e... Ho detto subito, soldato. Sì, signore. Il capitano sembra nervoso, meglio sbrigarsi. Penseremo dopo alle armi. Ok, lascio in funzione almeno la diagnosi automatica. No, stanno forzando la porta. Allarme! Intrusi nel Creo 2! No, Sam! Sam! Svelto, dobbiamo uscire di qui subito! Da questa parte! Keyes ci attende, signore! Capitano Keyes. Che piacere vederti. Le cose non vanno bene. Cortana ha fatto del suo meglio, ma non potevamo farcela. Una dozzina di super corazzate dei Covenant contro un solo incrociatore. In queste condizioni mi bastano tre... Facciamo quattro vittime. Dormito bene? Sì, alla faccia di come guidi. Ti sono mancata? Rapporto. Deve essere stato uno dei loro gruppi d'assalto. Direi una carica antimateria. Signora, il controllo di tiro del cannone è disattivato! Capitano, il cannone era l'ultima arma offensiva. Va bene. Sto iniziando il protocollo call, articolo 2. Abbandoniamo l'auto. Vale anche per te, Cortana. E lei cosa farà? Andrà giù con la nave? In un certo senso. Voglio atterrare con l'Autumn sull'oggetto che abbiamo trovato. Con tutto il dovuto rispetto, non servono altre morti eroiche. Apprezzo il tuo interesse, Cortana, ma non dipende da me. Il protocollo è chiaro. La distruzione o la cattura di un'intelligenza artificiale di una corazzata è inaccettabile. E ciò significa che devi lasciare la nave. Seleziona delle aree di atterraggio d'emergenza, caricale sul mio laccio neurale e preparati a un trasferimento poco piacevole. Sì, signore. E qui entri in gioco tu. Fa uscire Cortana da questa nave e proteggila dal nemico. Se la catturano, sapranno tutto. Spiegamento delle forze, ricerche sugli armamenti. Terra. Capisco. La Autumn eseguirà manovre evasive finché non inizierà la fase d'atterraggio. So che non mi darà ascolto, ma lascerei gestire la manovra finale alle mie subroutine. Ottimo lavoro, Cortana. Grazie. Sei pronta? Proceda. Ti auguro buona fortuna. Mm.
La tua struttura non è molto diversa da quella dell'Autumn. Non farti strane idee. Non la tengo mai carica. Dovrai trovarti le munizioni da solo. Dobbiamo andare, capo, e lasciare la nave prima che sia completamente invasa dai Covenant. Quei Marines hanno bisogno di aiuto, capo. Fai del tuo meglio. Seguimi. Vado a cercarli. Scusa. Alzati. Così ti uccido una traccia di loro. Ma Kate, ci ha colpito qualcosa. Svelti, alla camera d'equilibrio. Ti copro le spalle! L'ho visto prima! Oh, sì! Ci sarà di lezio! È inarrestabile, sì! Mi dispiace. Stanno usando le camere d'equilibrio delle nostre scialuppe per entrare. Noi usciamo e loro entrano. Curvi, bastardi. Equipaggio, è il capitano che parla. Pronti ad abbandonare la nave. Squadre combattimento, respingere gli invasori fino all'evacuazione del personale operativo. Sganciano le scialuppe, dobbiamo sbrigarci. C'è un accidente. I Covenant distruggono le scialuppe. Non ci vogliono proprio su quell'anello. Saranno scappati tutti. Rilevo Covenant all'esterno dei varchi d'accesso. Rilevatore di movimento attivato. Troviamo un'uscita sicura. Sono sopra di noi. Troviamo un altro passaggio. Il rilevatore segnala via libera. Aspetta, dobbiamo passare da quella porta, ma un'esplosione l'ha danneggiata. Il meccanismo di controllo della porta è inattivo, ma è stato gravemente danneggiato. Dovresti riuscire a sfondarla con il calcio dell'arma. Sembra che i Covenant volessero prendervi di sorpresa. Squadra di combattimento da Sierra Victor, pronti a evacuare. I danni alla sovrastruttura sono gravi. Non so quanto potrà ancora resistere la Auto. È rimasta una scialuppa. A bordo, prima che parta. Oh no! Oh no! No! È il momento ideale per andarsene. Andiamocene. Sì, signore. Ci siamo staccate. Distanza minima di sicurezza. Ce la faremo, vero? Non voglio morire qua giù. Guardate! Che cos'è quello, tenente? Che ne so, ma ci stiamo atterrando sopra. L'Autumn è stata colpita! Lo sapevo. La Autumn sta accelerando. Keys, va in manuale. Sicuro che non preferisci sederti? Andrà tutto bene. Se avessi ancora le dita, le terrei incrociate.
Siamo troppo veloci. No, i freni. Sono saltati i freni. Perdo il controllo. Pronti all'impatto. Capo, capo, mi senti? Finalmente. Tutto bene? Puoi muoverti? Gli altri, l'impatto, non c'è più niente da fare. Attenzione, astronavi dei Covenant in avvicinamento. Meglio spostarsi su quelle colline. Se va bene, i Covenant crederanno che siamo tutti morti nell'impatto. Allarme! Nave nemica in arrivo. Staranno cercando superstiti. Meglio andare via subito. Segnalazione proveniente da una scialuppa su quella collina. Dobbiamo verificare se ci sono superstiti. Grazie a Dio, capo. Credevo fossimo in guai seri. È un disastro, signore. Siamo tutti sparpagliati in questa valle. Abbiamo richiesto l'evacuazione, ma prima di rivedere lei pensavo fossimo spacciati. Niente paura, sergente. Staremo qui finché non verranno a prenderci. Attenti, nave nemica in avvicinamento, da questa parte! Qui Pelligano Eco 419, qualcuno mi sente? Ripeto, personale UNSC, rispondete! Ricevuto Eco 419, qui squadra Charlie, ti sento forte e chiaro, sei tu, Femmer? Ricevuto squadra Charlie, sono contenta di sentirvi! Se non hai altri impegni, gradiremo un passaggio, Femmer! Abbiamo superstiti da trasportare alla nave comando. Sto arrivando. Guardate, altre scialuppe. Arrivano veloci. Se le scialuppe atterrano, si ritroveranno i Covenant proprio sopra di loro. Ohem, dovrai sganciare il tuo morto. Il capo e io tenteremo di portare in salvo dei soldati. Ricevuto, Cortana. Ok, squadra Charlie, morto sganciato. Salite a bordo e fategliela vedere. Ricevuto, Forhammer. Resta in attesa per evacuare i superstiti appena possibile. Affermativo. Eco 419, mantengo la posizione. Passo e chiudo. Il capo e io abbiamo bisogno di rinforzi. Potete darci un po' di uomini? Sicuro, Cortana. Ok, ragazzi, volontari, un passo avanti all'istante! Gli altri tornino alla nave! Muoviamoci! La caverna non è naturale. Qualcuno l'ha costruita. Per cui porterà da qualche parte. Mi sono immessa nella rete dei Covenant. Stanno trasmettendo dati strategici su canali non criptati. Gli mostreremo con chi hanno a che fare. Capo, userò il tuo transcomunicatore per captare i loro messaggi. Ci deve essere un meccanismo per attraversare il crepaccio. Vedi se c'è un pannello o un interruttore. Messaggi sulla rete dei Covenant. Sembra che molti altri siano riusciti a scappare dalla Otto. Il capitano gli ha dato filo da torcere. Se troviamo il capitano Keyes e gli altri superstiti, possiamo coordinare una vera resistenza. Niente male! Forse si sono nascosti in quell'edificio. Controlliamo. Ho richiesto l'evacuazione. Ricevuto. Marines, prepararsi all'evacuazione, rapidi! Eco 419,
Dicevo, Echo 419, abbiamo dei superstiti. Urge recupero immediato. Ricevuto, Cortana. Sto arrivando. Ho visto altre scialuppe nella vostra zona. Una accanto a un crepaccio. E un'altra all'inizio del fiume. Difficile a dirsi da quassù, ma sembra ci siano altri superstiti. Ricevuto. Andiamo subito. Superstiti individuati. Ci sono dei Marines dietro quelle rocce. Sono troppo bravo. Echo 419 a Cortana. Foehmer in posizione, pronto a nuovo recupero. Affermativo, Foehmer. Pronti a partire, quando vuoi tu. Cerchiamo l'ultima scialuppa, Echo 419. Buona fortuna. Attenzione, ho intercettato un messaggio nemico. Hanno localizzato e raggiunto l'area in cui è precipitata la Otto. La buona notizia è che il capitano è ancora vivo. Quella cattiva è che i Covenant hanno catturato... Sbrighiamoci a trovare l'ultima scialuppa. Così possiamo contattare gli altri superstiti. Ci sono dei Marines nascosti sulle colline sopra gli edifici. Questo è gratis. È un piacere rivedervi, capo. Siamo messi male. Abbiamo dei feriti. Manderò una nave a prenderli. Sono dappertutto! Lassù! Non li sentiremo più. Ricevuto. Sto arrivando. Altre comunicazioni sulla rete dei Covenant. Ho trovato il capitano Keyes. È tenuto prigioniero nella Truth and Reconciliation, un incrociatore che ho danneggiato prima di abbandonare la Otto. La Truth and Reconciliation è atterrata su un altopiano desertico a circa 300 km da qui. È ora di guadagnarci lo stipendio, Marines! Tocca a noi, a bordo e via da qui alla svelta. Benvenuto a bordo, capo! Pronti al decollo! Dove tiro? Andiamo, tenente. Poi ci aiuterai in una missione di recupero. Il nemico ha catturato il capitano Keyes e lo tiene prigioniero su uno dei loro incrociatori, il Truth and Reconciliation. Al momento sospeso a circa 300 metri sopra l'altra estremità di questo pianoro. E come ci entriamo nella nave se è in aria? L'esercito mi ha dato un fucile e non le ali. C'è un ascensore gravitazionale che usano per truppe e rifornimenti. È quello il nostro biglietto d'ingresso. Una volta dentro la nave, dovrei riuscire a collegarmi all'interfaccia neurale del capitano Keyes. Svelti, Marines! Dai! L'esercito non paga ore! Mantenetevi sull'altura a destra. Dovremmo riuscire a individuare i Covenant senza essere visti. Cannoni fissi dei Covenant nei pressi del prossimo passaggio. Consiglio, usare il fucile di precisione contro gli addetti ai pezzi mentre chiamo i Marines. Pronti a intervenire in nostro aiuto, sergente. Il capo cercherà di far fuori più Covenant che può senza farsi scoprire. Non aprite il fuoco finché non sentite il fuoco nemico. Così forse potremo contare sul fattore sorpresa. Ehi! Forze nemiche individuate davanti a noi. Dal sentiero a sinistra dovremo riuscire ad aggirarli. Merda! Bel colpo! Dove sono andato? Contatto! Nemico in vista! Maledetti, quei cannoni finiranno per farci tutti a pezzi! Cortana, Echo 419, chiedo rinforzi alla nostra posizione. Ricevuto, Cortana. Echo 419 in arrivo. Zona sotto controllo. Circondiamo l'ascensore. Marines, prepararsi all'imbarco. Cortana, Echo 419. Ascensore raggiunto. Attendiamo rinforzi.
Agli ordini, Cortana. Tenete duro, signori. Passo e chiudo. Quando saremo dentro, potrò connettermi all'interfaccia neurale del capitano. Probabilmente sarà nella prigione o lì vicino, per cui sarà più facile cercarlo. Ecco 419 in arrivo. Sgomberare la zona. Wow, eccolo! Non ci sono Covenant. Vuoi dire che non c'è nessuno? Piccoli di piombo! Contatto! Contatti dappertutto! Bel colpo! Zona sotto controllo, signore. Meglio restare in movimento. Usiamo quella porta? Chiusa, signore, non è possibile. Potremmo usare i passaggi laterali per girarci intorno. Non c'è abbastanza spazio. Là dentro saremmo dei bersagli facili. Se lei trova il modo di fare il giro e aprire dall'interno, possiamo mantenere questa posizione, capo. Capo, vediamo se trovo il modo di aprire questa porta. Aspetta, quella è la porta bloccata. I Marines aspettano dall'altra parte. I comandi per aprirla devono essere in questa stanza. Dobbiamo essere nella prigione. Sembrano celle di detenzione. Probabilmente ci sono più zone di detenzione. Il capitano deve essere in una di quelle. Dobbiamo continuare a cercarlo. Signore, gli ha aperto il cu... Venire qui è stata un'imprudenza. Voi due dovreste saperlo e... Grazie. Marines, caricate le vostre armi, pronti a muoversi. Ok, sì, signore. Mentre ci tenevano prigionieri, ho sentito le guardie discutere del mondo fatto ad anello. Lo chiamano Halo, l'aureola. Un momento, signore. Siamo collegati alla loro rete. In base ai dati presenti nella rete, l'anello ha un profondo significato religioso.
Se capisco bene, credono che Halo sia una specie di arma dotata di un potere inimmaginabile. Allora è vero. I Covenant dicevano che chi riesce a controllare Halo controllerà il destino dell'universo. Ora capisco. Ho intercettato dei messaggi relativi a una squadra dei Covenant alla ricerca di una sala controllo. Pensavo cercassero il ponte comando di un incrociatore che ho danneggiato durante la battaglia. Ma evidentemente cercavano la sala controllo di Halo. Pessima notizia. Se Halo è un'arma e i Covenant riescono ad averne il controllo, la useranno contro di noi e spazzeranno via la razza umana. Capo, Cortana, ho una nuova missione per voi. Dobbiamo trovare la sala controllo di Halo prima di loro. Maris, muoviamoci! Sì, signore! Ok, signore! Capo, a te il comando. Dobbiamo tornare all'attracco e richiedere l'evacuazione. Ce l'abbiamo fatta. Cortana, Echo 419. Abbiamo il capitano. Venite a prenderci subito. Negativo, Cortana. Una pattuglia di Covenant mi ha intercettato. Non riesco a scrollarmeli di dosso. Purtroppo dovrete cavarvela da soli. Spiacente. Ricevuto, Foemmer. Passo e chiudo. Niente supporto aereo, capitano. Dobbiamo resistere qui il più possibile. Oh, cavolo, siamo in trappola. Siamo fottuti, ti dico. Piantala di frignare, soldato. Ricorda che sei un marine. Cortana, se tu e il capo riuscite a farci entrare in una di quelle navi dei Covenant, io posso farvi uscire di qui. Sì, capitano. C'è una nave dei Covenant ancora attraccata. Arco di copertura! Oh, ferma! Mamma! Non sono tutti per te! Coprimi! Non farteli scappare! Lo so che sei lì! Lassù! Saliamo a bordo! Datemi un minuto per interfacciarmi ai controlli della nave. Ah, non serve. Questo piccione lo prendo da solo. Capitano, gli Hunter! Aspettate. Bel colpo, signore! È l'ora della rivincita. Credono che il Silent Cartographer sia nel sottosuolo di quest'isola. Il Cartographer è una sala delle mappe che ci condurrà al centro di controllo. L'isola ha molte strutture e installazioni. Una di queste contiene la sala delle mappe. Atterraggio imminente! Non sarà una passeggiata! Prepararsi ad attaccare! Atterrati! Forza, Marines! Dai! Non posso più! Chi mi ferma? Prova! Avarrà! Carica!
cos'è? Fuoco! Non sbagliare, amici. Brucia! Eliminata! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Carogne! Non sparare, Cite! Non sparare! Che colpo! Attenzione! Zona sicura. Tutti i nemici sono stati eliminati. Affermativo, ecco 419 in arrivo. Qualcuno ha ordinato un hotdog? Ehi, non sapevo che facessi consegne a domicilio, Foemmer. Conosci il nostro motto, consegno ovunque. Ok, muoviamoci. Cerchiamo la sala delle mappe, lì troveremo la posizione del centro di controllo di Pen. Ben fatto, Marines. Là, nella rupe. Scommetto che il Silent Cartographer è dentro quella struttura. Fuoco! Fammelo inquadrare! Stanno resistendo come dannati. Il cartographer deve essere qui. La mia analisi indica che la sala delle mappe si trova al piano inferiore. Procediamo verso l'interno. Impeditegli di chiudere le porte. Interessante. Non credevo che i Covenant avessero compreso così bene i sottosistemi di Halo. Hanno chiuso le porte e la nostra potenza di fuoco non basterà per sfondarle. Cortana a Keyes. Continua, Cortana. Hai trovato il centro di controllo? Negativo, capitano. I Covenant ci hanno bloccato. Per continuare, dobbiamo disattivare il sistema di sicurezza di questa installazione. Ricevuto. Obiettivo non ancora raggiunto. Potrei essere fuori contatto quando ci arriviamo. Questi sono gli ordini. Usa qualsiasi mezzo per entrare nella struttura e trovare il centro di controllo di Halo. Dobbiamo arrivare al centro prima dei Covenant. E non sono ammessi errori. Ecco 419 a squadre di terra. Resterò collegata e terrò d'occhio i velivoli dei Covenant. Seconda squadra pronta a partire appena sono tutti in superficie. Zona sicura, signore. Nulla in movimento. Buona fortuna, gente. Chiudo. Ci serve il codice della sicurezza per aprire questa porta. E sta attento! Usare il pannello olografico per arrestare il sistema di sicurezza. Bene. Questo dovrebbe aprire la porta del condotto principale. Emergenza, emergenza! Nave Bravo 22 riceve fuoco nemico! Ripeto, siamo sotto fuoco pesante, perdiamo quota! Ricevuto, stiamo arrivando. Capo, Bravo 22 ci stava portando armi pesanti. Quando ho visto che avevamo davanti gli Hunter, ho pensato che potevano servire. Spostiamoci lungo la spiaggia. Occhi aperti per qualsiasi cargo che si possa recuperare. Ci sarà da divertirsi, impegnare forze nemiche a vista! Dentro
la struttura, potreste difendervi meglio. Riuscite a entrare? Negativo, si avvicinano troppo velocemente. Capo, dovete trovare il cartografer. Li terremo occupati finché potremo. Fagliela vedere, Marie. Se non usciamo di qui prima che arrivino altri rinforzi, sono cavoli nostri. Troviamo quella mappa. Là, quel pannello olografico dovrebbe attivare la mappa. Analisi in corso. Il centro di controllo di Halo si trova là. Quella struttura sembra un tempio o un santuario, se la mia interpretazione è corretta. Interessante. Un santuario è un luogo insolito per un'installazione così importante. Cortana a Capitano Keyes. Il capitano non è più collegato, Cortana. Forse la sua nave è fuori portata o ha problemi alla strumentazione. Continua a provare. Fammi sapere quando ristabilisci il contatto e riferiscigli che il capo e io abbiamo scoperto la posizione del centro di controllo. Ci dirigeremo lì appena in superficie. Affermativo, chiudo. Cortana, Echo 419. Il capo e io siamo in superficie. Veniteci a prendere. Ricevuto, sto arrivando. Muoversi! Bohemer, ecco le coordinate e il piano di volo che ho preparato. Cortana, queste coordinate sono sotterranee! La scansione sismica dei Covenant e la mia analisi mostrano che Halo è pieno di tunnel profondi che fanno tutto il giro dell'anello. Spero che l'analisi sia corretta. Il Pellicano ha bisogno di spazio per manovrare. Considera i lati positivi, Bohemer. L'ultima cosa che i Covenant si aspettano è un'incursione aerea dal sottosuolo. Ci sono più Covenant del previsto. Sembra che controllino un'intera regione. Interessante. Le condizioni climatiche sembrano naturali, non artificiali. Mi chiedo se il sistema ambientale non funzioni bene o se chi l'ha progettato voleva che ci fosse tempo inclemente. Qui squadra solo, richiediamo assistenza immediata dalle forze UNSC. Qualcuno mi riceve? Non credevo fossero rimaste unità umane in questa zona della mappa. Cortana, squadra Zulu, ti ricevo. Squadra Zulu, qui Cortana. Restate in posizione, stiamo arrivando. Ricevuto, fate presto. Hanno fatto del loro meglio, ma non pensavano di imbattersi nella squadraccia più tosta del corpo dei Marines. Non mi puoi scappare! Coprimi! Ce l'avevo io!
ci lasceranno in pace. L'entrata alla sala controllo è in cima a quell'edificio piramidale. Saliamo lassù. Portiamogli via uno di quei ghost. Ci serve la loro potenza di fuoco. Dei Covenant nei paraggi sono state eliminate. Coraggio, alla sala controllo di Halo. Ci siamo, la sala controllo di Halo. Terminale, prova lì. Stai bene? Mai stata meglio. Non puoi immaginare la mole di informazioni. Il sapere, immenso, veloce, grandioso. Ma che tipo di arma è? Di cosa stai parlando? Non distrarti. Halo, come la usiamo contro i Covenant? Ma sei proprio un barbaro. L'anello non è una clava, è una cosa molto più importante. I Covenant avevano ragione. L'anello è opera dei predecessori. Dammi un secondo per accedere. Ecco, l'hanno costruito i predecessori. Lo chiamavano Mondo Fortezza. E serviva a... Aspetta. No, non può essere. Oh, stupidi Covenant. Dovevano saperlo. Dovevano esserci dei segni. Ehi, piano. Non ti seguo più. I Covenant hanno trovato qualcosa. Seppellito nell'anello. Qualcosa di orrendo. E ora lo temo. Sepolto qui? Dove? Il capitano, dobbiamo fermarlo. Keys? Che cosa? Il deposito di armi che sta cercando non è... Dobbiamo fermarlo. Non capisco. Non c'è tempo. Esci di qui. Trova Keys. Fermalo. Prima che sia tardi.
Non mi trasformerai in una di quelle cose! Mi faccio saltare il cervello! Sta lontano da me! Ah! Non mi toccate, mostri! Non voglio diventare come voi! Nascondetevi presto! Quei mostri sono dappertutto! Fingetevi morti! Come ho fatto io! Mi sono finto morto! Prendono solo i vivi! Oddio! Mi sento ancora qui! Mostri! Andate via! Il sergente! Mendoza! Mi senti? Tutti presi da quei cosi! Via, via, sono andati via. Spacciati, capito? Spacciati! Non mi prende... Oddio, oddio, non voglio essere... Perché dobbiamo sempre sentire le solite menate? Bada come parli! Queste menate sono la vostra storia e dovrebbero ricordare a voi, Grunt, cosa stiamo difendendo! Beh, se i Covenant vogliono eliminare questa parte della mia storia, per me va bene! Sì, meglio quella che noi! Chiediglielo gentilmente quando li rivedi, Vicenti! Vedrai che ti accontentano subito! L'area d'atterraggio sembra libera, provo a scendere! Vai, vai, vai! Dai vicino, Jenkins! Mendoza, presto! Aspetta qui il capitano e la sua squadra, poi datti una mossa! Signore! Ok, muoviamoci! Piuttosto strano, no? Guardi qui. Qualcosa gli ha squarciato il torace, poi è tutto sbudellato. Cosa sono queste? Tracce di plasma? Non lo so, forse è stato un incidente, un colpo partito per sbaglio. Cosa c'è, sergente? Sembra una pattuglia dei Covenant. Unità di Elite. Tutti caduti in battaglia. Niente male. Era un tuo amico? Appena conosciuto. Ok, apriamo questa porta. Ci provo io, signore, ma sembra che i Covenant l'abbiano chiusa davvero bene. Aprila lo stesso. Sì, signore. Ho un brutto presentimento. Tra
ragazzo, tu hai sempre un brutto presentimento. Capitano, sergente, mi sentite? Che succede, soldato? Contatto! Contatti dappertutto, ma non sono Covenant! Ci fanno pezzi! No! No! Caporale, mi ricevi passo? Mendoza, datti una mossa. Vai dalla seconda squadra e scopri cosa sta succedendo. Ma... Non ho tempo per le chiacchiere, soldato. Ti ho dato un ordine. Sergente, ascolti. E questo cos'è? Da dove viene questa roba, Mendoza? Ovunque, non... Di là, guardate. Restate fermi, restate fermi. Fategliela vedere. Accidenti, Jenkins, spara! Ce ne sono troppi, sergente! Non pensarci, Marie! Prova davanti! Jenkins! Sapevo che ce n'era uno a bordo. Benvenuti, io sono il guardiano dell'installazione 04. Sono 343 Guilty Spark. Qualcuno ha liberato i Flood. Il mio compito è impedire che fuoriescano da qui, ma chiedo la vostra collaborazione. Venite, da questa parte. Capo, ho perso il suo segnale. Lei dov'è, capo? Capo! Dobbiamo prendere l'indice per poter attivare l'installazione. Sono un genio. Lo scudo energetico sopra di noi contiene l'indice. Dobbiamo salire lassù. Sconcertante. Ha portato con sé armi così inadatte per combattere i Flood, malgrado i protocolli anticontagio. I Flood non devono uscire dall'installazione, distruggerebbero tutto. Può vedere come il corpo è stato trasformato geneticamente dall'infezione causata dai Flood. Queste piccole creature trasportano spore che provocano mutazioni.
Le strumentazioni di questa installazione sono impressionanti. Più tardi, forse, avrà il tempo di ammirarle. Queste sentinelle integreranno i suoi sistemi di combattimento. Ma le suggerisco di aggiornare la sua armatura alla piega scusa. Una palla nel condotto del plasma in sezione 5524 ha interrotto l'alimentazione al gruppo Sentinelle possono controllare i Flood con le loro armi solo per poco tempo. La rapidità è essenziale. La tuta ambientale vi sarà utile quando i Flood cominceranno ad alterare l'atmosfera. Suppongo che l'altra specie che si trova attualmente nell'installazione sia responsabile della diffusione dei Flood. Sembra estremamente ostinata nei suoi tentativi di accedere ad aree riservate. I Flood sono troppo pericolosi per essere liberati. Si dovrebbe provvedere a una nuova vaccinazione di massa. Ovviamente sono stati conservati campioni dall'ultima epidemia, a scopo scientifico. Evidentemente è stata una decisione sbagliata. L'installazione è stata costruita appositamente per studiare e per combattere i Flood. Da questo dipendeva la sopravvivenza della razza. Mi fa piacere notare che siano riusciti a riprodursi. I Flood stanno già riparando la vostra nave. La loro natura di parassiti nasconde la loro intelligenza. La barriera energetica attorno all'indice si disattiverà quando arriviamo al piano terra. L'indice. Come da protocollo, io devo prendere possesso dell'indice per il trasporto. Lei è vulnerabile al contagio per la sua forma organica. L'indice non deve cadere nelle mani dei Flood prima che attiviamo l'installazione. I Flood si stanno diffondendo. Presto! Vale a dire che ogni organismo con sufficiente massa e capacità cognitive è un potenziale veicolo. Qualcosa non va? No, niente. Bene, procediamo. Sfortunatamente, la mia utilità in questo incarico specifico termina qui. Il protocollo non permette alle unità della mia classe di eseguire compiti importanti come riunire l'indice al nucleo. Quel privilegio è riservato a lei, recuperatore. Visto che accadesse. Ah, davvero? Cortana. Ho passato le ultime 12 ore chiusa qui dentro a guardarti mentre aiutavi questo coso a scavarci la fossa. Ferma. È un amico. Ah, ma davvero? È il tuo amichetto, è così? Hai la minima idea di cosa stava per farti fare quel bastardo? Sì. Attivare le difese di Elo e distruggere i Flood. Per questo abbiamo portato l'indice al centro di controllo. Ne sei convinto?
un'intelligenza artificiale nel nucleo? Questo è assolutamente inaccettabile. Ma vaffan... Che impertinenza! Ti eliminerò subito. Sicuro che sia una buona idea? Come? Come? Come osi? Io... Tu cosa? Ce l'ho io, l'indice. Vecchio rottame insulso. Basta. I Flood si stanno diffondendo. Se attiviamo le difese di Elo, possiamo eliminarli. Tu non hai idea di come funzioni questo anello, vero? Del perché l'hanno costruito. Elo non uccide i Flood, ma tutto ciò di cui si nutrono. Umani, Covenant, chiunque. Siamo tutti commestibili. L'unico modo di fermare i Flood è farli morire di fame. Elo è stato progettato per questo. Per eliminare ogni forma di vita cosciente dalla galassia. Non mi credi? Chiedi a lui. È vero? Più o meno, tecnicamente, l'impulso di questa installazione ha un raggio massimo efficace di 25.000 anni luce. Ma se intervengono anche le altre, questa galassia rimarrà priva di vita. O almeno di ogni forma di vita con biomassa sufficiente a nutrire il Flood. Ma lo sapevate già? E tu, come potevi non saperlo? Aveva tralasciato questo dettaglio, vero? Abbiamo seguito la procedura di prevenzione alla lettera. Lei è sempre rimasto con me mentre gestivamo la situazione. Capo, rilevo dei movimenti. Perché esiterebbe a fare una cosa che ha già fatto? Dobbiamo andare. Subito. L'ultima volta mi ha chiesto, se fosse una mia decisione, cosa farei? Dopo aver ponderato a lungo, la mia risposta non è diversa. Non c'è scelta. Dobbiamo attivare l'anello. Andiamo via di qui. Se non vuole collaborare, troverò qualcun altro. Ma devo avere l'indice. Mi consegni l'intelligenza artificiale o sarò costretto a prendermela. Non credo proprio. E sia. Conservate la testa, sbarazzatevi del resto. Attenti. Il guardiano non deve attivare Elo. Dobbiamo fermarlo. Dobbiamo distruggere Elo. In base ai dati a disposizione, l'unica azione veramente efficace risulta alquanto rischiosa. Un'esplosione sufficientemente forte riuscirebbe a destabilizzare l'anello e neutralizzare i sistemi primari. Ma è necessaria una detonazione su vasta scala. Potremmo usare i reattori di fusione di un'astronave portandoli alla massa critica. Controllo cosa è rimasto della rete dei Covenant e cerco di localizzare dove è precipitata la Oton. Se i reattori dell'astronave sono ancora intatti, possiamo usarli per distruggere Elo. Non l'ho ancora localizzata. Dobbiamo guadagnare tempo nel caso il guardiano o le sentinelle riescano ad attivare l'arma finale di Elo anche senza l'indice. Le apparecchiature in questi canyon sono le armi primarie di Elo. Sono tre generatori a impulsi di fase che amplificano il segnale di Elo e gli consentono di far fuoco nello spazio profondo. I livelli di potenza sono enormi. Non riesco nemmeno a misurare l'impulso. Dunque, se danneggiamo o distruggiamo i generatori, il guardiano dovrà ripararli per poter usare Elo. Questo ci darà altro tempo. Segno la posizione del generatore più vicino con un punto di rotta. Dobbiamo entrare e neutralizzare quell'affare. Aspetta, prendiamoci uno di quei banshee. Ci servirà per arrivare in tempo al generatore. Bene, muoviamoci. Seguiamo il punto di rotta. Quello è il generatore. Il nucleo centrale è l'amplificatore di segnale. È quello che dobbiamo spegnere. Dobbiamo interrompere il flusso d'energia del generatore. Ho regolato i tuoi scudi in modo che emettano un impulso elettromagnetico dannoso per il generatore.
ma per farlo partire dovrai entrare nel fascio. La scarica dovrebbe neutralizzare il generatore, ma consumerà il tuo scudo e sarai vulnerabile fino alla ricarica. Obiettivo raggiunto. Il generatore è in sovraccarico. Analisi. Il nucleo del generatore è fuori uso. Perfetto. Il secondo generatore è situato nel canyon adiacente. Usciamo. Fisserò un nuovo punto di rotta mentre ci avviciniamo. Generatore in sovraccarico. Ne manca uno. Ho individuato la pila Rovotum. Si è fermata a 1200 km più su. I rilevamenti indicano che i suoi reattori sono ancora accesi. Nemmeno io posso accedere ai sistemi di sicurezza della pila Rovotum senza l'autorizzazione del capitano. Dobbiamo trovarlo, o almeno il suo impianto neurale, per innescare la detonazione. Quel tunnel porta all'altra sezione del tempo. L'ultimo generatore da distruggere si trova da quella parte. Ultimo bersaglio neutralizzato. Andiamo via di qui. Proviamo un passaggio e andiamo dal capitano. No, ci vorrà troppo tempo. Hai un'idea migliore? Halo dispone di un sistema di teletrasporto. Ecco perché il guardiano si sposta così in fretta. Ho capito come accedervi quando ero nella sala controllo. Sfortunatamente, ogni trasporto richiede un consumo elevato di energia. Qualcosa mi dice che non mi piacerà. Ma vedrò di estrartela dalla tuta senza danneggiare lo scudo. Ovviamente si può provare una sola volta. Procedi. La rete dei Covenant è nel caos più totale. Da quanto ho capito, il loro comando ha ordinato a tutte le navi di abbandonare Halo dopo aver trovato i Flood. Ma sono arrivati troppo tardi. Flood hanno sopraffatto e disattivato questo incrociatore. I Covenant temono che i Flood riparino la nave e la usino per fuggire da E. Hanno inviato una squadra d'attacco per neutralizzare i Flood, riparare la nave e partire. Ho stabilito una connessione con l'interfaccia del capitano Keyes. È vivo e gli impianti sono intatti. Ci sono interferenze con il reattore danneggiato dell'incrociatore. Ci avviciniamo il più possibile. Ho capito, le coordinate devono essere... Ok, scusa. Capo, non fare sciocchezze! Lasciami! Capitano! Capitano! L'ho perso. Analisi danno. Questo buco è stato causato da un esplosivo così potente da perforare lo scafo della nave.
Rilevo solo pozze di refrigerante. Dobbiamo continuare la nostra ricerca altrove. Usciamo di qui e torniamo sulla nave per un'altra strada. L'incidente ha causato più danni di quanto credessi. Analisi. Alimentazione del refrigerante. Ecco la scissione. I reattori della nave saranno già ancora funziona. Usiamolo per rientrare. Dovremmo accedere alla sala controllo della nave. La rete dei Covenant è un caos. Non riesco ad accedere agli schemi della nave. I dati in mio possesso indicano che qui si trova un hangar degli Shuttle. Guarda, negli angoli. I Flood stanno ammassando corpi. Sembra un altro hangar degli Shuttle. Dovremmo raggiungere la sala controllo dal terzo livello. Ti ho dato un ordine, soldato! Muoviti! Sta delirando, soffre! Dobbiamo trovarlo! Il capitano sta morendo! Per favore, capo, presto! Nessun segno di vita umana è rilevato. Il capitano è uno di loro. I Flood non devono lasciare questa vita. Sai cosa si aspetterebbe. Cosa vorrebbe che facessi? È fatta. Ho il codice. Dobbiamo andare. Dobbiamo tornare alla Pillar of Autumn. Troviamo un passaggio all'hangar degli Shuttle. Perfetto. Useremo uno dei Banshee di scorta per tornare alla Pillar of Autumn. Resisterà. Non ce la faremo mai. Ce la faremo. Ferma! Ferma! L'hai fatto apposta, vero?
Dobbiamo arrivare al ponte di comando. Poi useremo gli impianti neurali del capitano per sovraccaricare i reattori termonucleari della nave. L'esplosione dovrebbe danneggiare i sistemi sottocoperta quanto basta per distruggere l'anello. Il ponte di comando, ci siamo. Mettiamoci al lavoro. Devi caricarmi nei sistemi di controllo. Il terminale si trova vicino allo schermo principale. Vado via per qualche giorno e guarda cosa succede. Non ci vorrà molto. Fatto. Questo dovrebbe darci il tempo di raggiungere una scialuppa e allontanarci da Elo prima dell'esplosione. Ho paura che sia assolutamente impossibile. Al diavolo! È ridicolo mettere in pericolo l'intelligenza artificiale di una corazzata con una tale quantità di informazioni. Non temevi che venisse catturata o distrutta? È nei miei dati, un'intercettazione. Non hai idea di quanto sia eccitante. Avere un archivio del nostro tempo perduto. Storia umana, vero? Affascinante. Mi gusterò ogni momento della sua classificazione. Pensare che distruggeresti installazione e registrazione mi sconvolge. Sono quasi senza parole. Hai interrotto l'autodistruzione. Perché continui a combatterci, recuperatore? Non puoi vincere. Dacci l'intelligenza artificiale e cercherò di rendere la tua morte più indolore e... Ho ancora il controllo sui canali di comunicazione. Dove? Rilevo intercettazioni in tutta la nave. Sentinelle, credo. Guato al guardiano? È in sala tecnica. Starà cercando di disattivare il nucleo. Anche se riavviassi il conto alla rovescia, non so cosa fare. Quanta potenza di fuoco ti serve per infrangere lo scudo di un motore? Non molta, una granata basterebbe. Ma perché? Ok, vengo con te. Capo, sentinelle! La nave ha avuto molti danni nell'impatto. Andiamo verso la camera criogena, poi da lì dovremo riuscire ad arrivare alla sala macchina. Sala macchine localizzata, siamo qui. Allarme. Il guardiano ha disattivato l'accesso a tutti i comandi. Non possiamo ricominciare il countdown. L'ultima possibilità è far saltare i reattori termonucleari della nave. Questo dovrebbe bastare a distruggere Elo. Non preoccuparti. Io posso accedere a tutti gli schemi e le procedure del reattore. Fidati di me. Prima di tutto, dobbiamo arretrare i giunti di scarico per trovare il condotto che porta al nucleo primario di trasmissione della fusione. È una buona idea. Bene, fase 1 completata. Ora dobbiamo puntare subito a uno dei quattro reattori. Ci vuole un'esplosione che faccia da catalizzatore per destabilizzare il campo di contenimento magnetico intorno alle celle di fusione. Usa un esplosivo. Meglio una granata o un razzo. Se resti senza esplosivi, c'è un arsenale vicino all'ingresso della sala macchine. Stabilizzazione reattore nucleare 1. Usa gli esplosivi sugli altri tre. Dovrebbe bastare a innescare un'esplosione incontrollata dei motori. Thank you.
queste informazioni interessanti. Tempo. Dobbiamo uscire e dare segnali per l'evacuazione. Accesso schemi. C'è un ascensore sopra la sala macchine. Porta a un corridoio di servizio classe 7 che corre lungo il dorso della nave. Presto! Hai bisogno di coraggio. Esplosione del nucleo di fusione, necessaria evacuazione immediata. Attivazione timer per conto alla rovescia finale. Allo zero i motori esploderanno, generando una temperatura di 100 milioni di gradi. Allontanatevi in tempo. Che Foemer verrà a prenderci. Non muoverti. Cortana, Echo 419. Due Banshee dei Covenant in avvicinamento a ore 6. Tira, cambia rotta. Ripeto, tira. Sono stata colpita. L'inventario indica un caccia Longsword ancora fermo nella zona di lancio 7. Se ci muoviamo ora, possiamo farcela. Thank you.
salirci ora. Serviranno dopo. Vuoi dare un'occhiata? Un altro ce l'ha fatta. Scansione. No, solo polvere ed echi. Tutto ciò che resta siamo noi. Noi abbiamo fatto il nostro dovere per la Terra. Un'intera armata dei Covenant cancellata. E i Flood non abbiamo avuto scelta. Halo, è finita. No, io credo che sia solo l'inizio.